Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Ieri abbiamo fatto qualche partita in ladder con il nuovo Bombarolo maxato. Ho visto i vostri commenti, vedo che vi è piaciuta tanto la mia scelta di maxare appunto il Bombarolo. Pronti anche il tronco, ne ho 18 su 20, e i mascalzoni che secondo me con qualche jolly comune riusciranno ad essere maxati anche loro. Oggi però ho da fare una roba interessante, ho da aprire il baule dei campioni che ho trovato così, gratuitamente, sbloccando i vari bauli durante le partite. Prima intanto ci facciamo un'apertura morbida, un argentino, 165 di gold, 18 sgherri, 3 valchirie. Ci togliamo anche il baulazzo d'orello, vediamo, 4 giant, 32 goblettini, 5 terremoto e va bene così. Prima di aprirlo, una partita in ladder e poi proverò. Ho trovato tre deck che girano bene con tutti e tre i campioni. Quindi quando apriremo quel baule andremo a provarlo con un deck nuovo. Siamo contro Mr. R dei Norafkan BND. Apertura subito con il bombarolo. Lui apre con un mago di ghiaccio. Non si giocano mai tanto dietro i mascalzoni, però va bene comunque. Non dovrebbe dar... Oddio! Sgherrini per lui. Partirei con Log subito. Orco giù dal golem. Ok, via subito il mago di ghiaccio. Instant proprio. Perfetto, mago di ghiaccio via. Bombarolo e Ogrider che stanno andando a fare un male abbastanza importante. Mago di ghiaccio dietro in modo che possa prendere eventualmente anche gli sgherrini. Abbiamo lasciato la torre a 975 e qui è buonissimo. È buonissima la difesa del nostro mago di ghiaccio e dei mascalzoni. Torre praticamente intaccata di poco. Mago di fuoco per lui che va addirittura a counterare, lo lasciamo entrare senza troppi problemi. Io direi di andare... Ah, potevamo fireballarlo quel coso, però... Oh, porca miseria, questo è un problema. Ok, dovevano salvarsi... Mi serve da fermare instant il mago di fuoco, bello il suo attacco. Andiamo a togliere. Orco a miseria addirittura. Ma io una palla di fuoco personalmente gliela tirerei. Quindi pecca che viene purtroppo. No, no, non tiriamogliela. Non sbagliamo, non sbagliamo, non sbagliamo. Attenzione perché lui è riuscito a fare un bellissimo attacco. Dobbiamo stare attenti. Questo gioca con Golem e Gran Cavaliere. Torre Inferno al 14. Bella scomoda quella Torre Inferno. Però prepariamo il moschettiere per l'attacco. Esatto, lui fa lo stesso attacco di prima. Adesso giocherà. Il golem davanti, molto probabilmente. Eccolo lì, infatti. Dobbiamo andare. Perfetto, 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 perfetto. Giù la sua torre. E adesso andiamo alla difesa. Lasciamo andare gli sgherri di là, non mi interessa. Dai, 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 dai. Porca miseria quanto hanno fatto male i golemiti. 78 per poco. Dobbiamo cercare di ciclarlo. Perfetto. No, perfetto mica tanto. Perfetto le banane. No, perfetto le banane. Qua c'è un errore gravissimo. In qualche modo riusciamo a difendere. Attenzione agli sgherri. Serve il mago di ghiaccio. Ok, riusciamo. Orca miseria, la fireball. Che sfiga. Che sfortuna qua! Dai, via gli sgherri, via gli sgherri, via gli sgherri! Porcaccia banana! Ok, 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 sgherri via! Non so bene come abbia fatto a ribaltare così bene la situazione lui, ma non è un problema. Addirittura ero convinto che... Gran Cavaliere, perfetto! Obblighiamolo, obblighiamolo a fargli delle giocate che dico io. Stregone sulla sinistra! Aspettiamo la sua fireball. Fireball anche per me. Ah, è vero, la fireball al 14. Si one shotta il mago di fuoco e mini pack che può tirare una... Oh, l'è andato a zappare. Bravo, bravo, bravo. Va a counterare nuovamente. Teniamo, 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 teniamo. Mago di ghiaccio anch'io sull'angolino. Aspettiamo il suo gran cavaliere. Non posso perdere tempo.
moschettiere. Fireball ancora. A 8. Anzi, adesso... Gioca la torre. Non può giocare la torre, non c'è l'Izir. Easy, ha perso qua. Ha sbagliato a giocare il golem. Let's go! No, doveva difendere, non poteva giocare 8 di golem per andare a difendersi. Direi che ci siamo meritati completamente l'apertura del nostro baule dei campioni. E allora, 3, 2, 1, dai! Boom! 9.500 di gold, mamma mia! Bene. 200 jolly comuni, questi ci servono prima scalzoni, 55 jolly rari, attenzione, 15 jolly epici, oh, bellissimo il jolly leggendario, attenzione, la regina degli arcieri, che tra l'altro è stato anche il mio campione che ho scelto su Clash Mini, aia! Beh, come vi avevo promesso, intanto facciamo una cosa importantissima, ragazzi. Andiamo ad utilizzare il nostro jolly per andare a 19 tronchi su 20. Porcaccia miseria! È lì pronto per essere maxato il tronco, ragazzi. E poi ho un deck con la regina degli arcieri. Eccolo qui. Porca banana, 35.000 per migliorarla. Dobbiamo fare un'altra partita, per forza. Dobbiamo fare un'altra partita per forza, non ce li ho. Quanto mi costerebbe? 60 gemme, non te le do. Fatemi fare una partita al volo. No, con il deck della regina degli arcieri. Piano. Anzi, lo vediamo con il deck della regina degli arcieri. Lo vediamo. Eventualmente domani la giochiamo maxata. Allora, Pranai degli Uranium Potato. Oh, splittiamo i barbari. Questo deck l'ho visto giocare prima di fare il video. Ho visto tutti e tre i deck. Con Regina degli Arcieri, Scheletro, Re degli Scheletri e Cavaliere d'Oro. Valchirione per lui. Abbiamo un Lurido che completamente ignora la tower. E qua dobbiamo stare un pochettino più indietro. Subito l'abilità della Regina. Vai che spara più veloce. Ok, fantastico, abbiamo fermato... la sua Valchiriona. È un deck che non ho mai giocato, quindi è la prima volta che lo provo. L'ho solo visto giocare, appunto. Attenzione al Giant. I am the queen. Perfetto, via subito il... Andiamo. Bellissima questa combo! In realtà non va come dovrebbe andare, ma c'è il lanciere che stava lanciando lance verso la torre. Porca banana! Oh, non so se sia un discorso che la regina degli arcieri è a livello 11 e quindi non tiene. Non lo so, proviamo. Aprirei con una regina da dietro. Perfetto. Lui ha la torre bombardiera, ovviamente super scomoda. Aspetterei a utilizzare l'abilità della regina... Vai. Ok, giù la torre. No. No, non siamo neanche riusciti a fargli un danno che sia uno. Cerchiamo di capirci qualcosa. Attenzione perché c'ha il Valchirione. Ma lui countera tutto quello che gli tiro, raga. Com'è possibile sta cosa? GG. C'ha il Valchirione che countera. C'ha la torre bombardiera che countera. Porca miseria, gioca il Giant da dietro. E se io cambio torre? E vado a dargli fastidio da un'altra parte. Sto continuando a preparare le... Vediamo se siamo riusciti a entrare. No, niente, non riesco a entrare, ragazzi, mi dispiace. Non capisco come entrare, io l'ho visto giocare, ma... Si vede che sto sbagliando qualcosa sicuramente, perché lui può... No, non so come fare.
GG, bravo, 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 bravo. Ci sta, ragazzi, mi dispiace. Quando capirò meglio come far girare questo deck, magari riusciremo. Ma vi faccio una promessa. Nel video di domani mi studio un deck con la regina degli arcieri, soprattutto che sarà a livello 12, e lo porteremo per provarlo insieme. Questo doveva funzionare, non sta funzionando. Ci può stare, ragazzi. Io spero che anche il video di oggi di Clash Royale vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio grande, un bacione. Noi ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!